Cari concittadini, con questo messaggio vorrei denunciare alcune persone e alcuni fatti dediti a danneggiare l'economia del nostro paese. Chi mi conosce sa bene quanto voglia bene a Chianciano. Ci sono cresciuto, sono stato accolto, è un paese che mi ha accolto come un figlio. Per questo non mi fermerò e andrò avanti fino a quando non vedrò che si inizia a muovere qualcosa. Nel 2020, insieme ad alcuni membri di Proloco, fondai un gruppo di comunicazione su WhatsApp. Il gruppo era dedito a mettere in comunicazione gli operatori dei pubblici esercizi e far sì che vi fosse coesione tra le attività e anche una comunicazione rapida con gli enti. Negli ultimi mesi il gruppo è stato usato a senso unico per le sole comunicazioni di Pirene e la Proloco. Pirene è la società vincitrice di un bando. Alla modica cifra di 180.000 euro dovrebbe gestire la comunicazione di Chianciano. Questo progetto è un progetto flop. Perché Pirene non crede neanche essa a questo progetto e si lava così le mani da quel poco che ha fatto e quel tanto che aveva promesso. Alessandra De Paola è la consulente del comune, già dipendente di Terme Italia e nella commissione appaltante. Qui c'è chiaramente un conflitto di interessi e Alessandra De Paola fa la consulente del comune e il comune la paga a metà con le terme per la modica cifra pubblica di 100 euro all'ora e 25.000 euro per un totale di 250 ore. Ovviamente aggrappato a questa motrice, a questo carrozzone, c'è Proloco, che oltre ad avere le spese gratis, gli uffici gratis, le utenze gratis, riceve dal comune un contributo di 50-60.000 euro annui. Chiudo parentesi e torno al gruppo WhatsApp. Qualche sera fa introduco due ristoratori nuovi nel gruppo. La mattina mi rialzo, trovo che i ristoratori sono stati estromessi dal gruppo. Io sono stato rimosso dal ruolo di amministratore del mio gruppo, del gruppo del quale io avevo fondato, e il gruppo viene impostato alla sola ricezione dei messaggi da parte di Pirene e Proloco. Un'intera categoria zittita, come la maggior parte delle categorie di Chianciano, le quali hanno la loro residenza immobilizzata e sotto ricatto. Tutto questo mentre le presenze turistiche vanno a picco. Con 300.000 euro si potevano realizzare tante cose. Il paese poteva generare almeno 3 milioni di nuovo fatturato, poteva generare 50.000 nuove presenze, così come negli anni i soldi spesi dai fondi e dalla tassa di soggiorno, oltre 4,5 milioni, potevano generare altri 30-40 milioni di euro e 1,5 milioni di presenze, nuove presenze. Ovviamente tenendo conto che tali presenze potevano essere fatte ad un ricavo medio di 50 euro notte. Associazioni fittizie create ad hoc, tecnici e pubblici e privati che vanno a drenare linfa vitale all'attività ai cittadini di Chianciano sono una vera piaga. Sicuramente qualcuno per sminuire la mia denuncia dirò che ho obiettivi politici e voglio fare il sindaco. Altro che, l'ho sempre fatto per Chianciano. L'ho fatto quando mi sono impegnato nella campagna Mediaset. 180 passaggi è un successo straordinario per la cittadina termale. L'ho fatto quando mi sono impegnato per le luminarie, per riportare le luminarie nel paese che non aveva. Mi sono impegnato personalmente nel posizionare un cuore luminaria in Piazza Italia. L'ho fatto proponendo la panchina gigante sulla vallata. L'ho fatto quando ho proposto l'albero di Natale più lungo del mondo che attraversasse tutta la vallata fatto di raggi laser. L'ho fatto quando ho proposto un fondo di garanzia per le strutture alberghiere che volevano ristrutturare. Sono convinto che il paese vada liberato. Lo dobbiamo ai nostri bambini, lo dobbiamo ai nostri anziani che l'hanno costruito. Chianciano va rilanciato con idee nuove, progetti nuovi, soprattutto con persone leali, persone che vogliano bene veramente al paese e non pensino al proprio interesse. Non facciamoci mettere il bavaglio.